Salve a tutti, benvenuti in una nuova puntata di questa serie sulla mia carriera giocatore in Danimarca, chiamata C'è del calcio in Danimarca. Entro nella mia partita e mi spunta questo: una volta trovato d'accordo sulla cifra, iniziare la trattativa con il giocatore e il suo agente a seconda delle aspettative. Ci ricordo le cose sulle trattative. Ok, allora, prima di tutto, allenamenti. No, tutte le sessioni completate, come non detto. E allora, prima di tutto, là, avviso che questa puntata potrebbe essere con meno calcio giocato rispetto alle solite, o forse addirittura senza calcio giocato, perché comunque è la puntata del calciomercato invernale, c'è tutto il mese di gennaio per il calciomercato invernale. Che potrebbe anche essere poco e nulla, perché come vedete dal finanze, come potrete tranquillamente vedere dalle finanze, il mio budget è quel che è. Insomma, il mio budget è quel che è, nonostante stiamo comunque facendo fare dei buoni introiti, non ce fanno. No, non c'è trippa, ragazzi. Vabbè, abbiamo anche speso un po' di soldi. Ora, vediamo un attimo la situazione. Staff più che staff, io vedo il vivaio. Io vorrei osservare un po' il vivaio. Allora, sto Vicente Galeano, che è un 60 15 anni ed è un CC. Ed è un CC. Allora, questi sono i valori, penso, potenziali. Non penso siano quelli reali. Comunque, ora, noi abbiamo un po' di giocatori. Questi sono tutti i valori, quelli potenziali. Vicente Galeano, vabbè. Philip Jessen, portiere, 16enne, 64 come portiere. Potrei già chiamarlo, onestamente potrei già chiamarlo, ma non c'è fretta. Comunque ne abbiamo Alderson più forte, con riserva abbiamo Gomez eventualmente. Insomma, siamo messi abbastanza bene. Mathias Sorensen, 51. Non mi sembra un gran fenomeno. 51 a 17 anni, non so dove potrà arrivare. Anzi, io non so neanche perché me lo sono preso, ma vabbè. E poi abbiamo Jaami Rissanen, 15 anni, non possiamo chiamarlo. Nikolaj Knudsen, non possiamo chiamarlo. Alexander Clausen, volendo potremmo richiamarlo, anche se onestamente non mi sembra so che era un fenomeno. Lucas Jespersen, abbiamo un sacco di esterni destri, sto vedendo. Jespersen si sì, è agile, ma va bene. Tarvo Hakkarainen, accelerazione 79, velocità scatto 72. Hakkarainen potrebbe. Allora, Quiconen, altro centrocampista quindicenne che quindi non possiamo chiamare. Tatu Viro, Simula, il buon Simula. Allora, comunque a velocità scatto 80, il buon Simula, è un 59 di overall. Cioè, sono dei giocatori che potremmo eventualmente provare. Allora, Gyalmari Simula, come esterno adesso potrebbe anche starci. Poi altri giocatori, Sorensen, questo 51, Sorensen, c'ho i miei dubbi. Allora, io volevo chiamare qualcuno, onestamente volevo approfittare di gennaio per chiamare qualcuno. Jessen sembra il più pronto, diciamo, di tutti quanti, portiere, però è giusto giusto il ruolo dove siamo messi meglio. Qua abbiamo Jaami Rissanen, Masso Rissanen, vabbè, già unicato non possiamo chiamarlo. Sorensen 51. 51 è poco. 51 è poco, vabbè, lo tengo qua, eventualmente si cede. Comunque, offerta per Blume. Blume di fatto è uno che non giocherà mai più con noi. Cioè, no, non giocherà con noi, non giocherà. Una volta abbiamo messo là
Stage e poi sulla destra l'altro è Sanà. Blume mi pare molto difficile possa giocare con noi. Esterno, vabbè che esterno sia destro che sinistro, ma è piuttosto lentino e quando ha giocato non è che abbia fatto chissà quali cose. Vorrei farci qualcosa di più però. Trattiamolo. Trattiamo per Bon Blume. Vediamo se riusciamo a tirar fuori qualcosa di più. Allora, avete offerto 840. Allora, nuova offerta per cartellino. Facciamo una cosa. Qualcosina in più, 8,90. Oh, bene, bene. Abbiamo tirato qualcosina in più, giusto? Meglio, meglio, meglio. Meglio così, bene, Blume. Fermi, fermi. Blume venduto. Fermi, leggi però. Fermati, fermati. Ok, allora. Allora, Blume venduto. Venduto Blume. Ok. E la sua posizione è 625 perché la percentuale se la pappa sempre. Vabbè, bene. Offerta di trasferimento di Bundu. Allora, la squadra Nastic intende interessare acquistare Mustafa Bundu per 1.050.000. Ok. Qua dobbiamo ragionare un attimo. Allora, Bundu non è un fenomeno. No, allora, non è, una cosa dobbiamo ragionare. Non abbiamo grandi attaccanti. Non ce li abbiamo. Cioè, sia Bundu che me fanno quello che possono, ma insomma, quello che riescono a ottenere è relativo. Mentre comunque Stage mi sta aumentando 85 velocità scatto, potrebbe anche essere interessante. Sapete che Stage piano piano facendolo crescere così potrebbe offerteci sempre di più, sempre di più giù stiamo andando, sempre più giù di considerazione. Non vorrei che arrivassimo all'esonero. Ho capito, va. Ho capito quello che vogliono, dai. Senti, glielo diamo. Dov'è? Ufficio. Vivaio, dai, tiriamone su un paio. Due a caso. Allora, Jessen. Promuoviamo in prima squadra Jessen. Promuoviamo in prima squadra. Dov'è l'altro? Dov'è Simula? Dov'è Simula? Jean-Marie Simula. Vabbè, anche Simula. Vabbè, sì. Promuoviamo Jean-Marie Simula. Va bene. Ok, resto conto finale su Osvaldo Rui Salvo. Ok, Rui Salvo è un 69 di overall. Piantato a terra. Proprio letteralmente piantato a terra. Quindi, ciao. Allora, prima di vedere Bundu, trasferimento di Bundu. Intanto vediamo le finanze. Finanze che ci portano ad avere adesso so qualcosa di più. Nulla di che, ma qualcosa di più. Con quel milione potremmo arrivare a circa un milione. Sarà. Vuoi conservare? Sì. Ok, allora. Francisco Aribia. Diaz, mi serve il centravanti, quello bello forte. Quello bello forte ci serve. Rodrigo Contreras, CD Antofagasta. 23, 1,86. Mi serve uno alto. Qua ci sono tutti. Emmanuel Oti e Sigba. Minchia, però questo sembra. Allora, Peter Wilson. Mi serve Christian. Allora, io. Ok, ho capito. Ho capito. Ho capito. E svincolati ruolo attac voglio l'attaccante, voglio il centravantone bello, no. Allora, Limpula 85, uno che sia bello alto 1,90. Robin Singh, no. 70, 1,80, 1,86. Già se Tuominen, no. Niente, abbiamo finito. Va bene. No, svincolati inutili.
inutili svincolati. Facciamo qualsiasi ruolo attaccante. Io spero che ci diano robe che possiamo sono, insomma, che possiamo affrontare. Allora, Anatole Abang, elevazione, forza, accelerazione, scatto, resistenza. No, però elevazione. C'ha elevazione. Allora, Anatole Abang. Dai, seguiamo Anatole Abang. Suleiman Abdullali dell'Union Berlino. Nigeriano dell'Union Berlino. Forza, potenza, tiro, dribbling. Ma no, non mi serve proprio questo. Non è proprio quello che mi serve. Però, vabbè, facciamo una cosa. Ok. Tammy Abram, riscatto, forza, potenza, tiro. Tammy Abram dell'Aston Villa, quindi Serie B inglese. Tammy e Timmy, Timmy e Tammy, Tammy e Timmy, Timmy e Tammy, bellissima sta cosa. Tammy, allora, 1,93 Timmy Abram, questo ha in prestito all'Aston Villa. Infatti. Mi pareva bello. Allora, e qua c'è Timmy Abram, che è l'altro, 1,85, dice c'ha anche elevazione. Vabbè, vediamo. Timmy Abram. Poi, Tristan Abrahams, questi sono più di uno. Allora, Elijah Adebayo, è uno, questo è 1,93, quanto dice 1,93 c'ha anche elevazione. Dello Swindon Town. Vediamo un po', dai. Eppure giovane. Poi, sei Adekoya. Adekoya. Adekoya è un 80, però sembra essere velocissimo. 87, 93 cose. Adekoya. Adekoya. Questo vorranno 30 polmoni e mezzo per questo qua. Però vabbè, dai, seguiamolo. Oan Ademi. Minchia, questo è un 89. Forza, aggressività, potenziatore e precisione di testa. Vediamo Ademi, vediamo Ademi, vediamo Ademi. Però cerchiamo il questo perché tutto questo? Perché ho intenzione di accettare l'offerta di Bundo. Anzi, magari di trattarla. Di trattare. Fermo, tu chi sei? Kemal Ademi. 1,95 c'hai e c'hai anche elevazione del Neuchâtel Xamax. Dai, sì, no, accetto. Vediamo. 85, 88, 70. Chi è questo? Sì, Sergio. Ma cari Dio. Vabbè. Jonna Kinde del Kunda Kinde Canto. No. Poi qua c'è Ismail Kinde. Che è 1,91. No. Tesho Kindele. Questo è quello. È acquisito. A Kindele. A Kindele. A Kindele. A Kindele. A Kindele. Forza, agilità, 1,85, clausola rescissione di 1,2 milione. Vediamo, vediamo. Almagrabi, tuffo il cuore Almagrabi. Vabbè, vabbè. Ok, facciamo una cosa, basta così. Basta, intanto andiamo a trattare per Bundu. Quindi, valutare così, nuova offerta del cartellino, io direi, faccio prima così, 1,5 milioni, mi sembrava, avanza offerta. È il massimo che possiamo offrire. Controfferta, un'offerta cartellino, avanti, avanza offerta, 1,2 milioni, niente, più di questo non possono offrire. Aveva fanculo, accettiamo, vai. Ok, e prendiamo un altro centrale perché questi, cioè, entrambi comunque non sono granché. Bundu non salta, non salta, avete visto durante le partite, non salta praticamente.
Quindi, offerta per Kanstrup, no. Kanstrup, no. Kanstrup, assolutamente no. Kanstrup è un nostro difensore titolare, rifiuta offerta. Mi dispiace, ma Kanstrup non possiamo venderlo. Allora, Nuova Zelanda vuole la nazionale. Bundu viene venduto. Ok, e 750. No! 750, vabbè, 1,5 milioni più o meno. Se allora, dovremmo avere come allora, ufficio a disposizione, no, neanche 1 milione budget 1,36 21.000 di stipendio. Vabbè, allora vediamo un po' di resoconti. Li abbiamo. Allora, Kay Adams è un 72 4.400, quindi mi sa già siamo fuori la nostra portata, e questo non ci serve. Allora, Moses Opondo è un 65. Con i giovani che ci stanno arrivando, onestamente non abbiamo. Vabbè, lo mettiamo nei preferiti, ma sembra difficile che lo prenderemo. Resoconto su Francisco Ara Ancibia. Francisco Ancibia, 1,8 milioni, attaccante destro, buono, buono, oggettivamente buono dall'università. Arancibia è buono, valore per 1,8 milioni, potremmo prenderlo soltanto, non lo so, non lo so, però c'è l'offerta del Raio, si è intesa per Guira. E anche Guira, questo è un altro che non sta giocando più con noi. È un altro che non sta giocando più. Una prima offerta l'abbiamo già rifiutata. Io provo a trattare questo. Provo a trattare. Vediamo se riusciamo a tirare su qualcosa di più. Allora, allora, offerta cartellino. Avanti. Facciamo 3,50. Ok, bene. Ok, Guira venduto. Siamo fermi, fermi. Allora, resoconto su Adekoya. Resoconto su Adekoya. Allora, Adekoya è un 62. Cioè, non è con ma cioè, è 62, quindi è scarso. Però 95 accelerazione, 94 di scatto. Quanto vale questo? Però cioè, è un 80. Valutiamo. Info intesa better. Offerta per altro difetto, anche Arsen no. No, 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 anche se la rifiutiamo subito, al momento non possiamo, anche se c'ha 28 anni, questo potremmo comunque rifiuta, al momento non possiamo, al momento non possiamo, al momento non possiamo proprio, per Bentner, vero, oh, Niklas Bentner. Solo acquisto, manco prestito possono fare. Proviamo. Non lo so. Non lo so. Ma minchia no, io non fatemi capire. Ah, è per l'anno prossimo. Accetto. Va bene, aspettate un attimo. Eh sì, 5 anni ci muore. 4. Tu quanto vuoi fare? 1. Controfferta. 3. 3. Sempre 1. Controfferta. 2. 2. 2 va bene. 2 è l'ideale per lui. Bellissimo. Ignora clausola rescissoria. Allora, noi 1 e 6 è più. Gol. Allora, mantieni.
Allora, controfferta, rimuoviamo il bonus e morire stipendio in modo in caso. Allora, vediamo un po', facciamo 10 e 6 e qua 67. Avanza offerta, dai. Vabbè, ok. Oh, dai, una bella notizia, almeno per il futuro, una bella notizia, vabbè. Mi stavo dimenticando una cosa fondamentale. Intanto, mi vedete con la maglietta così, un po' tutto diverso. Perché? Perché questa seconda parte lo sto registrando successivamente alla prima. Perché? Perché inizialmente la puntata che avevo registrato era tutta calciomercato. Però non mi va di lasciarvi senza calcio giocato. Quindi alla fine completeremo questo calciomercato con un'idea che comunque da un giorno dato mi è venuto in mente. E soprattutto rimediando una grave dimenticanza. Mi ho dimenticato di salutare coloro che ho commentato lo scorso video, gli scorsi video, insomma, della serie. E allora comincio da Arianna Saglia che mi dice: dai, Valerio, che ce la fai. Grazie, forza a tutti, tutti assieme, tutti assieme. Un pelato come poi Lorenzo Congiu mi dice: un pelato come portiere non male. Vabbè, si parla del nostro giovane. Che mi ricordo che Jessen si chiama, ve lo pesco subito, ve lo pesco subito. Qual è il portiere? Non mi ricordo. Ah, l'ho tirato su, l'ho tirato su, sì, l'ho tirato su. Comunque, adesso ve lo pesco subito, ve lo pesco subito, ve lo pesco subito. Il portiere e Jessen, comunque tra l'altro Jessen 65, cioè a poco intanto raggiunge Gomez e quindi Gomez diventerebbe terzo portiere, comunque parte bene. Comunque il nostro Lupatelli danese, cioè potrebbe essere una gran bella storia. Poi vabbè, saluto Petrazza Gaming che manda commenti sul video. So, che fanno un suo commento, fanno un video, e so, c'è anche un canale gaming, Petrazza Gaming, volete andare a dare un'occhiata? Non fa male. Stessa cosa per ACF Fiorentino 88, che mi fa complimenti per il titolo della serie, bellissima la frase letteraria adattata. Grazie mille. Vabbè, io ringrazio anche per essere iscritto al canale, ma a proposito, iscrivermi anch'io al suo, cosa che ho fatto? ACF Fiorentino 88, anche là, volete andare a dare un'occhiata? Potrebbe essere una buona idea. Poi, vabbè, ringrazio, vabbè, Luciano Castorina, ringrazio per aver commentato. Ciao ragazzi, io sono Falcon, è un punto del video della puntata 10, non della 11 della scorsa, complimenti. Poi anche Nico Manciasa mi fa i complimenti per il video e anche lui mi propone di passare un'occhiata al suo canale. Ho canale carino. Anche passate a dare un'occhiata anche a lui, non si sa mai. Potrebbe essere carino guardare. Poi abbiamo sempre Luciano Castorina che mi fa giustamente segnalare che i valori che ho visto dalla puntata scorsa di Galeano erano quelli potenziali. Comunque, bene, 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 bene così. Ora, ringrazio anche questa informazione che cioè, già lo sapevo, però a volte me lo dimentico questa cosa. Sono vecchio, ho 36 anni, sono vecchio, sono stolito. Ringrazio per ricordarmi le cose perché sono vecchio e dimentico le cose. Comunque, a questo punto io ho un'idea. Mi è venuta un'idea. Mi è venuta un'idea per quanto riguarda il centravanti. Adrian Petre. 20 anni, 66 di overall, è piantato a terra, forza 80, elevazione a 65, però è credo sia 1,88 per 78 kg. Non dovrebbe costare tanto neanche, 1 milione e 100, 1 milione e 100. Posso portarti un prestito? No, non vuole dare in prestito, tanto vabbè. Ok, allora, contattiamo per acquistare, dai, Petre. Che tanto male ci fece all'andata con
con traiettorie che sapeva fare solo lui, che manco Recoba. Comunque, scambio giocatori. Allora, attaccanti, io to. Gli diamo Riel. Mi va Riel? Riel è 1.055.000. Va. Nuova offerta cartellino. Io piuttosto, onestamente, 1.855.000. Che ne dite? Che ne dite? Oh, più o meno ci siamo, no? Dico 8,60 con la rivendita al 6%. Sapete che ci sto? Perché tanto è 20 anni. Questo, se cresce, potrebbe essere un ottimo attaccante. 6% alla fine. Sti cancazzi. Va bene. Ok, adesso andiamo a trattare con lui. Che, se non mi sbaglio, lui prende tipo 2007 di contratto, quindi pochissimo. Veramente pochissimo. Andiamo a trattare con lui. Petre. È meravigliosa storia questa, quella di Petri all'andata. Ha fatto due gol con traiettorie mistiche che ci ha fatto lui, e poi arrivare a prenderlo noi, magari se fa bene sarebbe una meravigliosa storia. Allora, può essere importante, ma sì, dai, tanto sarai titolare se ci vieni 2 anni, ma magari 4? No, 2. Magari 3? Ah, va bene, 3 va bene. Allora, clausola di rescissione non la voglio, neanche io. Accetto, non voglio neanche io la clausola di rescissione. Ok, proponi tu. Allora, 2006. Facciamo una cosa. Voglio stimolarlo. Il bonus lo modifico, ma per 25 gol. E avanziamo offerta. Ok. Oh, se mi fa 25 gol, quei 72.000 euro glieli do con tutto il cuore. Cioè, inchia. Allora, signori, abbiamo il centravanti. Abbiamo il nuovo centravanti e io lo faccio giocare subito. Lo faccio giocare subito, ma proprio subito subito. Allora, Amizball, se ti sei goduto un attimo il momento di gloria, Petre, e lo proviamo subito, Petre. A posto di me, centravanti, e lo proviamo subito. Ok. Dai ragazzi, ora. Intanto, beh, andremo, adesso andiamo avanti con con tutte queste robe qua. Non penso ci sia nulla, cioè al massimo, allora. Abbiamo speso molto adesso con l'ultimo acquisto, penso che potremo fare poco, soltanto 505.000. Beh, già abbiamo perso già abbastanza, abbiamo già perso abbastanza tempo, quindi direi di andare alla partita. Andiamo, anzi, intanto avanziamo alla fine questo calciomercato. Diciamo, facciamo così, se non succede nulla di particolare, direi che ci vedremo direttamente a calciomercato caduto, ecco. Fermi tutti, stavo scherzando. Offerta di trasferimento di Djuzgard. Offerta per trasferimento di Djuzgard. No. Rifiutiamo l'offerta, direi. E andiamo avanti. Come prima, se dovesse succedere qualche cosa, ci rivedremo. Niente, come ho detto. L'Altavun mi chiede Nielsen. Ma quanti tuffi al cuore in questa puntata, signori? Io glielo do Nielsen. Nielsen glielo do. E poi all'Altavun come faccio a dirgli no? Dai. Accettiamo. Tuffo al cuore. Non si può. Non posso mai. Sono in, cioè, troppi ricordi. Troppi ricordi. Troppi ricordi. Comunque. Stop, niente. Nielsen non va. Però
Oh, e intanto arrivano altri giocatori. Allora, colloquimi, prima della prossima fine sega vorrei cacare la minchia, che ora giocherai. Vabbè, calcio mercato è concluso. Comunque, resoconto mensile, prima squadra primavera. Vabbè, l'abbiamo già vista e stravista durante la puntata. Quindi, allora, andiamo con i nuovi giocatori. Allora, Meyer ci porta Trygve Dahl. No. Per la mia di 7 anni, no. Terje Larsen, no. E Jonas Myklebust, no. Poi Colombo dalla Finlandia ci porta Emil Mäkinen. Che ruolo c'ha? È tipo centrocampista. Vediamo. Ce la pensiamo. Nicky Virianen. Non saprei. Oliver Rasanen. Boh, non lo so. C'era anche questa, ma la dovrei pensare. Poi Ippo Kartuken. Questo no. Sauli Petu, no. Questi me li devo pensare un attimo. Questo potenziale potrebbe essere chissà quale cosa. Che giocatore è? Però non è 90. Allora, Rasanen, ma lo voglio prendere. Ingaggiamo, dai, Rasanen va bene. Allora, Emil Mäkinen, però ha 17 anni, 51, 51, 17 anni, non saprei, anche perché comunque ci abbiamo già Galeano, e lui lo farò salire, no, rifiuto, non mi serve. E Virianen, però 60.000, no, vabbè, niente. Ora, Olesen dalla Danimarca ci porta August Hansen. No, Victor Jespersen. 70.000 a 15 anni. Boh, valutiamo che ruoli c'ha. Ma insomma, Albin Johan. Johansen, poi Filip Holm, no, Mattias Johansen, il fratello, no, mi dispiace, qua non siamo il Milan, vabbè, Victor Jespersen, no, vabbè, ok, io ora voglio vedere proprio questo che abbiamo preso. Settantaquattro a 15 anni. Ok, va bene. Allora, questo si allenerà Johansen. Devo ricordarmi di allenare sto Johansen. Comunque, dai signori, dai. Come saggio infortunato? No. Ma quando? Perché? Stagge. Stagge. Ma. Fortuna allenamento. A un giorno. Ha un colpo. Ma. Però minchia il giorno. Ah no. Tobias Sanà. Sanà, Tobias, che vuoi? Vuoi giocare? Vuoi uscire in campo dall'inizio? No. No, Tobias, no. No, Tobias, no, no, non te la prendere a male, ma dall'inizio, no. Quindi, dai, avanti. Andiamo già a questa partita, dobbiamo crederci assolutamente, dobbiamo riprendere a marciare. Tra l'altro abbiamo Petre contro la sua ex squadra, guarda caso, esordio contro la sua ex squadra. Storie mirabolanti, signori. Comunque, signori, ci siamo. Ci siamo. Forza, ragazzi. Yo! Ok.
Dai, signori. Un saluto a tutti da Dopo Piero Giovanni, una lunga esterno sessione di Nana. Siamo qui nella nostra campionato, postazione lunga pronti e per commentare la posso sfida. Ciao dire Piero, un per il saluto a tutti presente e per il anche da futuro parte mia. forse Speriamo abbastanza che queste due redditizia. squadre oggi ci facciano Vediamo divertire. come se la cavano i nostri adesso. Dai, ragazzi. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Bella. Anche 4 da Sten, 3 non per so loro, perché se l'intento quella faccia, ma offensivo è beh, lo vicinato per stesso. sfruttare il day by. Stagio! Palo, Porca! Lucas prova in porta. Anche Sen, niente. Perché Conclusione, ho messo stato salvato dai Novikanovic? pali. Hanno negato il Mi sono vantaggio alla dimenticato formazione avversaria. Mikanovic in campo. Devo mettere Bandalowski. Baraglia Vabbè. metri, cerca la No. rete. Conclusione di Che c'è Ramos un e altro Isaac. che Mancava solo un ha po' la mira per preso il finire alle posto spalle del portiere. di Sì, Petre ma l'uscita per le di Paletti mirabolanti sono traiettorie. puntati su di lui. No. Esattamente, Pier. No. Sulla carta No, sono tutti no, no, ottimi giocatori, altrimenti non no, 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 no
fare quello per cui sono stati presi. Chiaramente gli faccio il mio personale in bocca al lupo. Ok, bene Alderson. Vai. Occhio al corner. Niente. Buono l'anticipo del difensore. Cross. Corra Ibra. Qualcosa, più di qualcosa, qui è andato storto. Stadio. Non si spiega altrimenti l'errore dell'attaccante da quella distanza. Aveva tutto il tempo per inquadrare la porta, ma è riuscito in... Vabbè, dai. Kanstrup. Dalla... un po' lunga però per anche il fan. Cercano spazi. Cross. La traiettoria verso... Poteva aprire le marcature qui, ma ha graziato il portiere. Ibra, che stava facendo Ibra Galeb? Mamma mia! Meglio in questa circostanza. No, beh, c'è capolavoro. Giù lo stadio se veni. Se entrava questo veniva giù lo stadio. Vai. Palla messa in mezzo. Kanstrup! Colpo di testa che sembrava già dentro. Intervento di puro istinto del portiere. Parata dal coefficiente di difficoltà altissimo. Stage. Bello l'inserimento di Kanovic. Vai Mika. Prova il cross di Kanovic. Ha avuto coraggio qui l'attaccante. Se avesse centrato anche la porta adesso commenteremmo un gol eccezionale. È difficile fare gol qui, ci ha provato. Cioè, apprezzare comunque il tentativo, decisamente meno il risultato. Vabbè, è andata fuori di un po'. Però porca miseria, se entrava era una meraviglia. Comunque, dai. Petre, ruba palla a Petre. Petre, sblocca tu Petre. Non gli arriva un pallone dei compagni, allora decide che se lo prende da solo. Grande Adrian, mamma mia, che missile che ha tirato. Lo ha fulminato Adrian Petre, mamma mia. Che sia con questo gol 1-0. Può essere che abbiamo trovato il nostro centravanti? Non lo so, vedremo. Comunque, dai ragazzi. No, però. Parte il tiro. Non male. Palla che termina lontanissima dalla porta. Okay. Difesa dal portiere. Bravissimo. Brutto cross, no, parrina e sfili. No. Prova la botta. Non sono andati troppo lontano qui dal gol del pari. Allora, vai. Comunque, fine primo tempo. Fine primo tempo, 1-0. La squadra ha giocato bene. Tutto bene. La squadra ha avuto un sacco di occasioni di gol, ma il gol è arrivato solo per il nuovo acquisto Adrian Petre. Cioè, ragazzi, Bene, potrebbe essere la svolta, signori. Potrebbe essere la svolta in questo campionato. Adrian Petre. Dai ragazzi, Furman sulla fascia, bravo, dai, era di lì. Stage, dove il cross? Petre, peccato, ci stava arrivando. Dai, calcio d'angolo, okay. È una buona chance per aumentare il vantaggio. Quindi direi fare così. Cross, palla messa in mezzo, non corre rischi. Furman, niente. Pallone però, porca miseria, no, non è fallo, non è successo niente.
Né è successo niente, vedi, si è pure rialzato, né è successo niente. Lontana il E pallone. porca miseria, poi lo ripartiamo. E anche no, Ha Amini. recuperato il pallone senza Fasi un difficoltà. po' convulse di gioco leggermente. Comunque dai, dalla Petre. Dalla Occhio a questo Petre. Adrian lancio. di nuovo. Adrian again. Bella. Ottimo, Stagge! prova la botta. Potrebbero Potevo incrementare di tirare vantaggio direttamente forse, sfruttando però bene questo vabbè. tiro dalla Fa bandierina. niente. Fa niente. Bra. Fa niente. Con l'anca là. Fermi. Adesso ragioniamo. Amini, come al solito, ci sta lasciando un polmone. Quindi Sverrisson. E Bandaloschi dovevo. Vabbè. Non ricordavo che lo metto. Forse mi ha salvato le cose. Oh, allora, io devo testare Kirillov. Io Kirillov non sono riuscito a testarlo come si deve. Quindi Pallone che facciamo questi due finisce. cambi. E il terzo Doppio eventualmente ce cambio lo deciso riserviamo in caso di dall'allenatore. necessità. Primo palo. Palla verso il centro dell'area. Bene, bene, bene. Gli Sverrisson! Sverrisson! sono bastati Appena pochi minuti per lasciare la sua impronta sul entrato! match. L'unico cambio Sverrisson! fu più Appena entrato la azzeccato. mente! Sverrisson! Appena Hanno finalizzato alla grande una splendida manovra, Dai ragazzi! Dai, approfittando anche dell'atteggiamento 2-0! imbarazzante della difesa Dai, 2-0 avversaria. Davvero un ragazzi, bel calcio d'angolo, palla forse in la rete dopo la svolta, battuta dalla signori. sinistra. No, 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 non va Può far partire bene. il cross. Bravo, Mikanovic. No, no, La no, traiettoria verso manda il via. Bravo centro. Loyola, Ibra, però Peccato, era un passa po'. là. Ecco il E tiro. Kastrup, Palla in benissimo. out, calcio Bene, d'angolo. bene, dai ragazzi, siamo al 75esimo, non facciamogli Corner riaprire, battuto in non mezzo. facciamo Ha sciupato tutto da pochi passi. niente, Potevano dimezzare lo svantaggio. Avrà modo di rifarsi il difensore nel recupero. ok, calma, no, non facciamoli Ci sono riaprire, metri a non facciamoli riaprire, disposizione. se no La l'ultimo mette in mezzo. minuto sarà Manolin ha provato la botta al degno, volo. Questo poteva essere davvero il gol dell'anno. meno Buona la male, gol combinazione. Ha dell'anno sfatato bene la palla. Ne è sovrano uscita fuori una all'Aldorsson, contusione dai. adesso. Ha spazio davanti a No, sé. fermalo. No, manda Sarà via, corto sul bravo primo palo. Kastrup. Attento qui il difensore che ha lottato. Gran Gran tiro. Ibra, Centra in pieno Mikanovic, ma porca difensore. miseria, beh, questi Intervento stanno tempestivo del difensore che spingendo. intercetta il passaggio. Fa spazio, prova. Ok, C'è la Aldorsson, parata ripartiamo, sicura. Nel... ripartiamo. Comunque questa è una vittoria che serviva Spazio per il cross. tantissimo. È arrivata così. Attenzione, cross, niente. Tocco dentro. Dicevo, Sicuro arrivata il così è portiere. una Buona la vittoria fuoriuscita. che veramente ci serviva. 2-0. Match che finisce qui. Portano dunque a casa la Bene, vittoria. benissimo. Benissimo, ragazzi, benissimo. Che sia il momento della svolta? Non lo so, però. Adrian Petre si è visto poco, ma quel poco che si è visto è stato efficacissimo. Mentre c'è succede il delirio. Che cosa succede? Scusate, scusate. Allora, tutti i secondi là. Allora, su Akindele, Adebayo, Timmy e Tammy, Suleiman, Anatole Abang. Ok, vediamo. Colo giocatore deluso per non giocare titolare. Mi sentivo in gran forma. Tobias, non te la prenderà male, però ci servono i risultati. Allora, Tesho Akindele. Ora questi vediamo un attimo. Tesho Akindele. Allora, vediamo quelli che sono tutti qua. Allora, Kemal Ademi. Che 6,57 va bene. Rimuove i preferiti. Poi Timmy Abraham. 59, ok, rimuovi i preferiti. Poi Elijah Adebayo, un altro rimuovi i preferiti. Tammy Abraham, e minchia, questo è. Chi lo sa? Chi lo sa se più avanti questo potremo prenderlo? No, ho sbagliato! Ho sbagliato. Allora, Tammy Elijah Adebayo l'abbiamo. Allora, Anatole Abang. A Bang, questo c'è il contratto tra l'altro in scadenza tra sembra però un 63 85 85 ma
Suleiman Abdullahi. Accelerazione, questo 72 in prestito, in prestito all'Union Berlino. Ok. Poi Tesho Akindele, quello che abbiamo visto, questo però c'ha il contratto in scadenza. E un'altra punta, 67 al contratto in scadenza. Ce la possiamo pensare. Akindele. Però l'abbiamo già preso. Noi ne abbiamo già per queste e poi 27. No. Allora, chiudendo giustamente, giusto vedendo Strahil Bandalovski. Vabbè, questo rimuovere i preferiti. Insomma. Vabbè, Rui Salvo. L'abbiamo visto. Rui Salvo, esterno sinistro piantato a terra. Sì, fondamentalmente piantato a terra. Ok. Vabbè. Signori, ora io direi che possiamo salutarci qua per questa puntata, probabilmente sarà venuta parecchio lunga. Intanto per voi aspettare e vedere. Fermi, che devo fare allenamento. Fermi che devo fare allenamenti. Fermi che devo fare allenamenti. Fermi che devo fare allenamenti. Ok, allora. Johansen e Simula, vai. Vai, ti vale velocità scatto, ma porca miseria. Niente, non mi migliora così tanto Johansen, però va bene. Non è stato un gran bel allenamento. Vabbè. Fa niente, fa niente. Comunque, dicevo, andiamo, possiamo salutarci qua, darci appuntamento alla prossima puntata del CD C'è del Calcio in Danimarca con un'ottima notizia che Larus che prende distanza dal Renders. Adesso siamo a 6 punti da Renders, mentre quelle davanti sono tutte più o meno vicine. Cioè, vabbè, tranne il Copenaghen che ormai è lontana. Però tutto sommato anche il secondo posto che ci farebbe partire in finale è solo 5 punti. Vediamo, vediamo. Boh, io direi a questo punto sì. Possiamo salutarci qua, darci appuntamento alla prossima puntata di C'è del Calcio in Danimarca. Signori. Crediamoci, prossima partita siamo col qua Sonderise. Vediamo se riusciamo a fare, però potrebbe esserci stata la svolta. Non voglio parlare troppo, ma potrebbe esserci stata una svolta. Detto questo, signori, saluto tutti quanti voi. E alla prossima.